via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Salva Casa, provvedimento voluto dal vice premier leghista Matteo Salvini, che in conferenza stampa dopo il CDM ha parlato di rivoluzione liberale. L'obiettivo è liberare gli appartamenti ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità, talora preclude l'accesso a mutui, sovvenzioni e contributi. Si interverrà solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità. Non vengono quindi disciplinati gli abusi edilizi strutturali come lo spostamento di un muro portante, ma solo gli abusi minori come un tramezzo spostato o una finestra posizionata diversamente. Il governo ha precisato più volte che non è un condono. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto, esulta il vice premier. Tra le misure, l'inserimento nel criterio di edilizia libera per vetrare panoramiche amovibili, tende e altre opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, l'ampliamento delle tolleranze costruttive ed esecutive, la semplificazione dell'accertamento di conformità, eliminando la doppia conformità, e la fine del paradosso del silenzio rigetto con l'introduzione del silenzio assenso, vale a dire che se l'amministrazione non risponde entro i termini prestabiliti, l'istanza si considererà accettata.